Buongiorno, oggi è una giornata, devo dire, particolarmente uggiosa, abbastanza brutta. Pare che da oggi pomeriggio, tutto domani, si metterà a piovere. Comunque, mi è arrivata questa camicina che avevo ordinato su Chic Wish, che è molto particolare perché ha questo colletto qui con le stelline e i diamantini. E quindi ho deciso di fare un outfit, diciamo, un look del giorno perché io l'ho abbinata in maniera assolutamente noiosa oggi con un golfino nero, ma per il semplice motivo che volevo, cioè che secondo me una camicia così particolare con questo colletto così importante, almeno per quelli che sono i miei gusti, non va abbinata con niente di particolarmente vistoso o chiassoso, perché sennò poi alla fine si sembra dei Babbi Natale. Probabilmente sarebbero bene degli orecchini piccoli piccoli alle orecchie, ma io non li ho né fatti a diamantino né fatto a stellina, quindi al momento non metto niente, vedo più tardi se cambio idea. Essendo che pioverà tutto oggi e tutto domani, non ho neanche, ma poi oggi non mi sento tanto in forma, non ho neanche avuto voglia di lavarmi i capelli, quindi li ho semplicemente raccolti. Però oggi, a quanto pare, dopo pranzo andremo a fare un bel giretto in centro e quindi almeno mi sono truccata, ecco, per dare una parvenza di decenza a questo viso un po' sbattutello. Vi faccio vedere prima come mi sono truccata e poi come mi sono vestita. Ciao! Allora, oggi devo dirvi la verità, non mi sento molto in forma, penso si veda anche dal colorito. Quindi andiamo a cercare di coprire questa faccia brutta. Iniziamo con questo fondotinta qui di Elan, il colore mandorla, che è il più chiaro. Lo stendo con la spugnettina. Ha una buona coprenza, un buon profumo. Sono secondo me un'ottima alternativa alle creme colorate che si iniziano a utilizzare in primavera, soprattutto perché Elan ha un'attenzione per gli ingredienti e le formulazioni che a molte di voi potrà piacere. Poi ne ho uno più scuro di cui ho perso il colore, questo che quando l'ho provato era troppo troppo scuro. Allora cosa faccio per non buttarlo? Lo utilizzo sulle guance, posto della terra, diciamo. Eri, per favore, puoi scendere da davanti allo specchio? Grazie. Vedete com'è scuro questo per me? Quindi lo metto solo sulle guance. Così ho scaldato un po' le guanciotte, diciamo, visto che oggi pomeriggio esco e non so bene che orario si farà. Vado a fissare il tutto con una cipria, questa di Elf Sheer. Qui davanti a me ho Harry che ovviamente deve controllare tutto quello che sto facendo, tutti i boccettini che sto aprendo per vedere se c'è qualcosa che può essere interessante anche per lui, vero Topo? Il mio assistente. La cipria l'ho praticamente finita, poi ve ne parlerò quando farò il video prodotti terminati, che ne ho un bel pochettino da farvi vedere. Poi, sempre per quanto riguarda il discorso della tenuta, vado a fare le sopracciglia con il Brow Design and Fix di Paola P. Non sono molto soddisfatta del mio incarnato, diciamo. Vado a mettere anche un po' di correttore, al quale sarebbe meglio fare la punta, peraltro, qui giusto sulle occhiaie. Questo è quello di Lady Lia. Una ragazza mi aveva chiesto il numero è il 437. Picchietto con le dita. Passiamo adesso all'eyeliner, andrò a fare una linea abbastanza che si noti con questo pennellino qui.
Ecco fatto, la riga io la faccio in questo modo perché la so fare solo in questo modo, un po' così con la codina. Non esagero tanto perché a qualcuno non piace. Una volta messo l'eyeliner, passo al mascara che sarà come sempre quello di Gouache, perché sto ancora portando avanti quell'esperimento sull'utilizzare lo stesso mascara per 2-3 settimane per vedere se ha effettivamente questo potere allungante di crescita. Eccolo, questo mascara qua. Vi faccio rivedere anche lo scovolino se volete. Eccolo. Applichiamolo. Ciao topolino. Ciao, fai l'assistente di mamma tu sempre, eh? Topo. Facciamo vedere al solito che morti, eh? Non facciamo mai vedere quando ti comporti bene, no? Perché? Eh? Perché fare una bella figura quando si può fare una brutta figura da gatto matto? Allora, andiamo con ordine. Camicetta, come vi dicevo, la cui particolarità sta tutta nel colletto, perché poi per il resto è una normalissima camicia bianca, una blusa direi. Vedete, ha la manichina che esce qui dal golfino, si può fare uscire, e dietro ha i bottoni dietro. Quindi blusetta che esce così dalla manichina, molto semplice, la particolarità sta per l'appunto nel colletto. Io l'ho abbinata con un golf semplicino semplicino abbastanza lungo. Ho questi semplicissimi pantaloni neri di Sisley e adesso passiamo al dilemma scarpe. Allora, al momento non piove, quindi per andare a passeggio posso indossare le mie comodissime ballerine paperine. Se invece attaccasse a piovere, potrei infilarmi i miei stivali da pioggia, questi Hunter grigi comprati in super saldo, perché a prezzo pieno mi sembrano una follia. Se la serata andasse per le lunghe e qualcuno decidesse per sbaglio di portarmi a cena a mangiare possibilmente del sushi, potrei infilarmi invece queste scarpette. Io non lo so se lo faccio solo io, ma quando esco ci sono queste giornate in cui non so mai alla fine che cosa si andrà a fare, metto in macchina diverse paia di scarpe. Se minaccia pioggia vado giù e metto in macchina gli stivali, tanto cosa mi costa. E poi se invece penso di dover andare a cena fuori, mi metto anche un paio di tacchi, prendo una busta, infilo tutto dentro, la lascio in macchina, mal che vada poi rimango con le ballerine tutto il giorno, voglio dire. Per quanto riguarda il cappotto, si può dire che il freddo gelido invernale sia passato, cioè fa ancora freddo ma non come prima, quindi metterò questo cappottino. Questo è un cappottino a cui io voglio strabene, l'avevo comprato a Genova quando andavo all'università, quindi ha facilmente 10 anni, quindi ormai secondo me più che vecchio lo si può definire vintage. Comunque a me strapiace, l'ho utilizzato un sacco e continuo a metterlo, arriva al ginocchio. E come borsa, nel frattempo ho levato il cappotto perché non vorrei sudare onestamente, come borsa, sono ancora vuote entrambe, devo fare il travasino, potrei mettere questa, sempre sui toni del bianco e del nero, in realtà questo più un crema, però va bene perché ce n'è nel cappotto, questa qui di Coccinelle. Oppure, sempre da infilare nella borsa delle scarpe, casomai si andasse a cena, infilo la pochettina da sera a mano, questa qui di Prada che avevo preso all'outlet, una pazzia, vi ricordate, un paio di anni fa, se per l'appunto si andasse fuori a cena. E basta, direi. Look finito, spero che il vostro weekend stia andando, andrà bene, non so quando sarà pubblicato questo video, probabilmente lunedì, comunque ne approfitto per salutarvi, ciao!